Quindi, se non sbaglio, devo lasciare la parola all'avvocata Giulia Perin, che farà appunto la prima introduzione importantissima sulle definizioni di questi documenti, che cos'è un passaporto, che cos'è un lasciapassare, che cos'è la carta d'identità consolare, tutte queste parole che sentiamo dire e che... Spesso appunto di cui spesso ci sfugge il significato. Quindi lascio la parola a lei e nel caso appunto di domande scrivetele pure sulla chat, io ne prenderò nota e poi cercheremo di avviare alla fine il dibattito. Grazie. Eccoci qua. Allora, intanto buonasera a tutte e a tutti. E io condividerò delle slide che vi dico subito, avrebbero potuto essere fatte meglio, come dicevo, avevo grandi piani, poi sono piuttosto semplici, ma penso possano aiutare nella spiegazione che vi voglio fare. Spero che mi vediate lo stesso, oltre a vedere lo schermo, ma altrimenti non importa, l'importante è che mi sentiate. L'unica cosa, sì, Laura appunto diceva che prende lei le domande eventuali, perché io quando metto le slide non riesco più a vedere se c'è qualcosa in chat. Allora, effettivamente mi ero io stessa data il titolo carta consolare, lascia passare, ma poi volendo proprio riassumere la questione ampia, comunque ampia, benché specifica, di cui tratterei nel mio intervento, il titolo che mi darei, scusate, il titolo che mi vorrei dare è cosa succede, cosa fare se l'ambasciata o il consolato non rilascia ad uno straniero il passaporto, proprio semplificando al massimo. Poi, nel tempo concessomi, e casomai fatemi presente se vado troppo lunga, ma cercherò di dire tutto diciamo, in modo spero abbastanza sintetico, coprendo però tutti i temi, cercherò anche di dirvi qualcosa su lasciapassare ed altro. Però, come dico spesso, io penso sia che siate avvocati o giuristi, sia che non lo siate, siate tutori e quindi abbiate imparato sul campo, che è il campo migliore dove imparare il diritto, perché si impara molto di più che sui libri. Però io penso che avere chiari alcuni principi, per questo il ruolo del passaporto, lascia passare, quali strade prendere, anche in via generale sia più utile di conoscere molte cose specifiche, anche solo sulla prassi in un caso o nell'altro, e questo permetta poi, non solo nel caso specifico che avete, ma anche in altri futuri casi, di riuscire a muoversi. E parto appunto, cosa succede e cosa fare se l'ambasciata o il consolato non rilascia ad uno straniero il passaporto? E parto, scegliendone una a caso, dalle domande che ci sono state messe a disposizione del forum. Parto da una. Anch'io, come già segnalato da altri colleghi tutori, non sono riuscita, parlo un tutore, nonostante reiterate richieste in questi ultimi 2 anni, ad ottenere il rilascio del passaporto per il ragazzo bengalese che ho in tutela. A questo punto non so più che fare, perché dal consolato continuano a richiedere il numero del vecchio passaporto che il ragazzo non ricorda. Dato che il mio tutelato è già maggiorenne e il suo prosieguo amministrativo scadrà a dicembre 2021, sono molto preoccupata. Cosa accadrà a quel punto in riferimento al permesso di soggiorno? Non avendo lui il passaporto o altro documento di identità valido, si potrebbe configurare una situazione di apolidia, dato il rifiuto del consolato del Bangladesh di rilasciare il documento? E in quel caso, cosa accadrebbe in merito al permesso di soggiorno? Ecco, chi potrebbe riassumere meglio la tipologia di domande che i tutori volontari si trovano, loro malgrado, perché già hanno dei compiti importanti, e poi si trovano spesso confrontati con queste questioni che vi dico, mettono in difficoltà anche gli avvocati. Detto questo, partiamo. Dico una cosa, cercherò di semplificare al massimo, ma
appunto, come diceva Einstein, tutto il più semplice, però non più semplice di quello che ci permette di rispondere alle domande. Perché ci troviamo con questa questione dei passaporti in difficoltà? A volte, perché ci troviamo in un'epoca storica molto particolare, in cui a livello mondiale si è entrati in una fase in cui l'ambizione, anche a fini, dicono, di sviluppo, è quella che ad ogni persona sia associata un'unica identità. L'unica identità che permetta di risolvere problemi di terrorismo, di tentativi di violare la legge migratoria e anche problemi interni come accesso doppio alle prestazioni sociali. Avere un'unica identità è dunque uno dei fini attualmente condivisi da tutti gli stati. Questo fine come si ottiene? Investendo spesso nell'inserimento di dati biometrici nei documenti di identità, e questo lo vedete anche nella nostra esperienza, e quindi nel pretendere un livello piuttosto alto sia ai singoli documenti che devono contenere determinati dati biometrici, altrimenti non sono validi, e in secondo luogo ad una persona. Per dare la prova che quella è la sua identità, pure viene richiesto un certo sforzo documentale. Questo perché questa tendenza attuale crea dei problemi. Vi ho fatto pensato alcuni esempi in ordine di gravità, diciamo, crescente, anche relativi all'Italia. Ad esempio, oggi, in alcuni comuni, alcune pratiche si possono solo fare con lo SPID, oppure alcuni comuni hanno pensato di introdurre, ma per fortuna non è ancora definitivo, solo la domanda online per esempio della residenza. Tutto questo da un lato porta a semplificazioni e certezza sulla persona che fa la domanda. Allo stesso tempo, come potete immaginare, come forse avrete visto, almeno per gli stranieri, crea di fatto un mancato accesso al diritto da parte di chi per qualsiasi ragione non può ottenere lo SPID oppure più semplicemente non riesce, per quanto possa sembrare impossibile, ad avere accesso a un computer per presentare la sua domanda. Qui, per esempio, a Roma discutevamo di come una domanda anagrafica fatta via computer esclude a tutte quelle persone, non sono pochissime, che se non sono analfabete, sono quasi analfabete, quindi anche avessero accesso a un computer non saprebbero di sicuro come inserire. Di qui la difficoltà che si trova per una gran parte della popolazione. Questo è un esempio molto semplice relativo a un paese informatizzato come l'Italia, quando noi abbiamo invece la questione di volere restringere o comunque costringere persone che già hanno difficoltà con standard più bassi a elevarsi ad un livello, diciamo, documentale piuttosto complesso, per dirvi, un passaporto biometrico, una persona che forse non ha neanche il certificato di nascita. Ma passando a un altro problema che ci unisce la questione, per esempio, del consolato, vi faccio l'esempio del Montenegro. Siccome oggi i passaporti sono biometrici, chi è cittadino del Montenegro ha due possibilità: o va in Montenegro, dove si fa il passaporto, per fortuna il viaggio non costa troppo. Oppure, se vuole fare il suo passaporto qui in Italia, deve attendere che arrivi il macchinario per prendere le impronte secondo questi standard più elevati. Ovviamente, se il passaporto potesse essere fatto semplicemente firmando un documento come avveniva in passato, tutto questo non sarebbe necessario. Cioè abbiamo anche problemi obiettivi dei consolati nel rispondere alle domande.
ancora più grave e molto diffusa soprattutto nei paesi africani, e si sta cercando di porre un rimedio, è la mancata registrazione alla nascita di molte persone. Chi vive in un villaggio e non pensa mai di muoversi e magari è conosciuto dai vicini, potrebbe non avere mai bisogno nella sua vita di un certificato di nascita. Se la sua vita è semplice, magari si basa sullo scambio di beni, non c'è bisogno di mostrare, di dire chi si è, tanto i vicini ci conoscono, nel villaggio ci si conosce. Appena però una persona si deve muovere, la sua identità potrebbe essere necessaria. Chi però non abbia magari i mezzi di muoversi verso il comune vicino, dove c'è il luogo dove si possono registrare le nascite, oppure non abbia il denaro necessario se la certificazione, la registrazione alla nascita prevede dei costi, è escluso da questa possibilità. Il caso del Bangladesh, ma qui per il momento dico una parola, in vista di questo incontro guardavo in internet se altri ambasciate oltre le nostre si sono trovate in difficoltà e quanto pare un po' in tutto il mondo c'è stato ad esempio anche la semplice assenza di passaporti, cioè a un certo punto non c'erano più abbastanza passaporti perché come sapete il Bangladesh pur avendo un numero di un'estensione molto più ridotta di quella dell'Italia, ha 3 volte la popolazione italiana e quindi possono darsi anche problemi che un paese comunque non ricco come quello italiano può trovarsi a affrontare. Un altro problema, ad esempio del Bangladesh che condivide con altri paesi, che adesso si sta passando, si è già passati, ma si sta passando verso il cosiddetto e-passport, il passaporto ancora più performante, con più dati biometrici che hanno inteso introdurre, che tutti i paesi stanno spingendo per avere, perché consente di tenere al suo interno molti più dati biometrici e è molto difficile da falsificare. Ecco, questo viene di fatto a Dhaka o comunque in Bangladesh, e quindi le ambasciate non sono in grado di procedere da sole. Questi sono solo alcuni dei problemi. Ho giusto il caso del Bangladesh perché è il più noto. Poi abbiamo i problemi che si pongono non relativamente a tutti i cittadini di un paese, ma solo a quelli che si trovano in una determinata situazione, ad esempio frequentissimo, non avevo un vecchio passaporto e magari siccome al consolato, il consolato si trova all'estero e il cittadino del Bangladesh che si trovi all'estero si presume che sia uscito con un passaporto perché è il documento che serve per viaggiare all'estero, allora chi esce fuori da questa fattispecie generale considerata valida per tutti si trova ovviamente in difficoltà. Allora, partendo dai ma vado veloce, concetti di base, certificato di nascita, che vedevo che c'erano delle documenti di identità, permesso di soggiorno e passaporto. Vado velocissima, certificato di nascita, ve ne ho messo uno. La sua caratteristica è di non avere una foto, non è un documento identificativo. Allora, io questo ve lo dico perché, per esempio, fra le domande che erano state poste era un ragazzo che diventava maggiorenne, è appena diventato maggiorenne, ha solo una copia della traduzione di un atto di nascita del suo paese. Va bene questo documento per il permesso di soggiorno? Ovviamente no, in primis perché non è un certificato, che abbia alcuna identificazione, dato identificativo, la foto ormai è pochissima e si richiede di più, ma almeno quello. Questo non c'è di fatto in nessun certificato di nascita normale, dove invece troviamo semplicemente i dati dei genitori, pur importanti, e dove è avvenuta la nascita, pure dato fondamentale ai fini della concessione della cittadinanza. Però questo documento non può essere utilizzato nei confronti almeno di uno Stato straniero come l'Italia, perché vi faccio un esempio: se io uso il certificato di mia sorella,
Nessuno potrà dire né che sono io né che non sono io. Potrei, o di un'amica, qualcuno ovviamente magari dello stesso sesso e più o meno della stessa età. Quindi certificato di nascita in Italia dello straniero non serve. Tanti stranieri, perché magari sono nati in Italia, hanno solo quello di documenti, lo vorrebbero utilizzare, non è un documento identificativo, di fatto non serve per provare la propria identità. La carta d'identità italiana, e qui vi volevo dire una cosa, poi avrete visto con gli stranieri che avete sotto tutela che esistono 1.000 poi documenti stranieri che possono chiamarsi carta d'identità o in modo diversi. Ecco, ad esempio, non pensate che sempre assolvano lo stesso fine della carta d'identità. Mentre il passaporto sostanzialmente in tutti i paesi ha la stessa finalità, e poi lo vedremo in una parola, le carte d'identità o documenti interne possono essere le più diverse e possono svolgere le più diverse finalità. In Italia, ad esempio, la carta d'identità è connessa alla residenza in un certo municipio. In un altro paese può non esistere il municipio, può essere connesso al diritto di voto oppure semplicemente essere rilasciato a chiunque si trovi sul territorio e quindi neppure essere legato alla cittadinanza, ad esempio. Anche la carta d'identità italiana, ad esempio, viene rilasciata non solo agli italiani, ma anche agli stranieri, purché regolarmente residenti. Quindi, quando noi vediamo un analogo straniero, teniamo conto che bisogna vedere a chi viene rilasciato, senza poter trarre necessariamente delle conclusioni, per cui è ben possibile che una carta d'identità di un certo paese portata in un consolato non sia sufficiente per far rilasciare il passaporto, perché potrebbe non avere quei dati che permettono all'autorità consolare di verificare che quella persona, oltre a essere con quella identità, abbia altresì la cittadinanza del paese di cui chiede il passaporto. Due parole sul passaporto, non vi dico una storia di cui vi volevo parlare perché il tempo stringe, anche se era interessante, ma vi volevo dire che oggi è il documento su cui gli stati stanno investendo di più per raggiungere l'obiettivo che vi dicevo dell'unica identità. Esistono riunioni internazionali per raggiungere standard sempre più elevati e i paesi, anche quelli poveri, stanno cercando di compiere gli investimenti economici più possibile per raggiungere gli standard, ma spesso si tratta di, diciamo, investimenti economici non sempre alla loro portata. Quindi, vi volevo riassumendo, il certificato di nascita si limita a documentare un fatto, il fatto della nascita. La carta d'identità in genere è identità, cioè quindi mi identifica come persona, c'è una foto, e anche un diritto, però non è detto che il diritto sia lo stesso in tutti i paesi. In Italia è il diritto di residenza in un certo comune, in altri paesi può essere un altro. Passaporto, identità e diritto. Quale diritto? La cittadinanza del paese che ha rilasciato. E vediamo il permesso di soggiorno. Il permesso di soggiorno è pure un documento di identità e ci dice che quella persona ha diritto a soggiornare nel paese che ha rilasciato. Faccio l'esempio, ma è ovvio, e voi lo conoscete bene, io ho il passaporto italiano, e quindi ovviamente non avrò un permesso di soggiorno. Se vado negli Stati Uniti senza permesso di soggiorno dopo un certo periodo, sono in situazione di irregolarità. E vengo al punto della domanda: basta, perché non basta l'atto di nascita per avere un permesso di soggiorno? L'assenza di passaporto quasi sempre pregiudica la possibilità di avere un permesso di soggiorno. Poi io lascerò le slide, ho messo gli articoli del testo unico sull'immigrazione italiano da cui si deduce questo principio, almeno da cui viene dedotto. Vi dico che anche la Corte di Giustizia di recente si è comunque pronunciata proprio su queste questioni.
Esistono delle eccezioni per cui si può avere il permesso di soggiorno senza passaporto? Esistono ovviamente i richiedenti asilo, i titolari, diciamo, di una protezione internazionale. Vi ho messo l'elenco dei casi di eccezione e ovviamente i minori stranieri non accompagnati. E qui sorge il problema perché finché sono minori si applica l'eccezione, ma poi se non hanno ottenuto uno status connesso alla protezione internazionale, ai 18 anni sorge il problema. Vi dico che il problema del passaporto sorge in realtà anche per lo straniero nato in Italia che ai 18 anni voglia chiedere la cittadinanza italiana. Molti comuni chiedono il passaporto e quindi se per tutta la minore età, anche se questo diventa sempre più difficile per un minore non accompagnato, ci si è magari accontentati di un permesso di soggiorno, addirittura confidando sul fatto che il minore non può essere espulso, si è anche, diciamo, evitato di rinnovarlo, alcuni lo fanno per evitare il costo, immaginatevi, c'è anche questa scelta per evitare i 30 euro perché per una famiglia possono essere eccessivi. Poi ai 18 anni ci si trova magari senza permesso di soggiorno e senza passaporto, con il rischio che la cittadinanza non possa essere chiesta per chi è nato in Italia ed eventualmente possa essere chiesta solo con un ricorso giudiziario, sempre che ci sia questa possibilità. E vengo alla questione: come superare il problema e ottenere comunque un permesso di soggiorno? Quindi parto dal caso Bangladesh. Non mi metterò a dirvi come diceva anche Laura, come possiamo interagire con l'ambasciata per farci rilasciare il passaporto. Su questo, poi vedremo, l'analisi della guida che è stata costruita, ma, vi dirò che cosa fare, nel caso in cui un passaporto non possa essere rilasciato. Il nostro ordinamento italiano prevede una possibile soluzione. Un rilascio di qualche documento in alternativa al passaporto laddove questo non possa essere rilasciato? La risposta è sì. Abbiamo previsto nel nostro ordinamento dei titoli di viaggio che sono l'alternativa al passaporto. Ogni straniero deve avere diciamo, di norma il permesso di soggiorno e il suo passaporto del suo paese, oppure il permesso di soggiorno e, se non può avere il passaporto, un titolo di viaggio. Ce ne sono tre. Anche in altri paesi più o meno troviamo la stessa cosa. Il titolo di viaggio per rifugiati lo potranno avere solo i rifugiati, il titolo di viaggio per apolidi lo potranno avere solo gli apolidi, quindi se non siete apolidi non ve lo rilasceranno. Oppure, ed è il nostro caso, il titolo di viaggio per stranieri. A chi può essere rilasciato il titolo di viaggio di stranieri? E qui troviamo una circolare del Ministero degli Affari Esteri risalente al 31 ottobre del 1961, in cui ovviamente, come oggi, pure il problema di uno Stato che non rilascia per qualsiasi ragione, perché non ha il macchinario, perché non è in grado, perché la persona, pur non essendo una persona perseguitata, non ha i requisiti, ecco, se ci troviamo di fronte a questo, abbiamo la soluzione del titolo di viaggio per stranieri. E dice questa circolare: agli stranieri che non abbiano la qualifica di rifugiati politici e che per ragioni varie non possono ottenere il passaporto delle autorità del loro paese, verrà rilasciato un nuovo documento a forma di libretto di colore verde chiaro denominato titolo di viaggio per stranieri, che sarà distribuito a ciascuna questura in un congruo numero di esemplari. Questo documento potrà essere rilasciato solo dopo che l'interessato, e qui è la parte che vi interessa, abbia provato di essere nell'impossibilità di ottenere un passaporto dalle autorità del suo paese. Scusate, di non avere, qui c'è una S in più, di non avere pendenze verso la giustizia o obblighi verso la famiglia. Perché è importante questa previsione? Perché quello che lo Stato italiano chiede prima di rilasciare è
che lo straniero, e quindi eventualmente con l'aiuto del tutore, provi che c'è una vera e propria impossibilità di ottenere un passaporto. Come si prova questo? Si prova ovviamente con sollecitando l'ambasciata, inviando anche delle mail, dicendo che eventualmente c'è stato anche un accesso. Questo vale ovviamente per tutte le ambasciate, dando cioè una prova documentale dei tentativi che si sono fatti. E poi vi dirò qualcosa in più. Qual è il vero problema di questo? Che un tempo, ma parlo anche qualche anno, fino diciamo forse 5 anni fa, non era così difficile ottenere il titolo di viaggio, però recentemente le questure sono diventate molto meno disponibili a rilasciare il titolo di viaggio. E quindi occorre armarsi di che cosa? In primis, appunto, di dimostrare che ci si trova veramente nell'impossibilità, si è fatto 1.000 richieste, l'ambasciata ha detto portami la denuncia di smarrimento del passaporto, lo si porta e lo stesso l'ambasciata dice: ah, non importa, me l'hai fatto, però io non te lo rilascio lo stesso. Sempre importante se si riesce a lasciare traccia di questo, e poi eventualmente anche tenere conto della giurisprudenza. E su questo, la sentenza più interessante ottenuta peraltro da Soci ASCI è del TAR Campania, e poi ve l'allegherò eventualmente, la 1069 del 19 febbraio 2021, e si trattava proprio di un ragazzo che era diventato maggiorenne e aveva un ex, diciamo, permesso per minore età, e poi c'era il prosieguo amministrativo. In questo caso ve l'ho riportato semplicemente e ve lo trovate nelle slide, tutte le argomentazioni utilizzate che possono essere utilizzate anche nel vostro caso. Quindi non mi rilascia l'ambasciata, una possibilità è il titolo di viaggio per stranieri. Sappiate che se la questura vi fa problemi, non è perché non siete abbastanza bravi, perché gli siete antipatici, ma perché chiunque chieda alla questura un titolo di viaggio addirittura gli apolidi a volte fanno problemi. Quindi immaginatevi armatevi di pazienza e eventualmente, scusate, ed eventualmente sappiate che c'è anche giurisprudenza che si può, in sede di colloquio con la questura, quando si interloquisce con la questura, ricordare che in altri casi, sempre riguardo a giovani stranieri non accompagnati, c'è stata una condanna al rilascio del titolo di viaggio. Vengo all'ultimissimo punto, perché è una delle domande, poi volevo lasciare la parola a Daniela, che è pure una domanda ricorrente. Quando una persona priva di documenti apolide, qui vi posso dire qualche parola su questo, ma torno sempre perché non voglio dirvi troppe cose senza richiamare i concetti detti precedentemente. Noi stiamo parlando del caso in cui il passaporto, il consolato non lo rilascia. Vi ho detto che in questo caso l'ordinamento italiano prevede la possibilità per chi dà la prova dell'impossibilità di avere un passaporto di avere un titolo di viaggio per stranieri. Però vi dico anche che anche se siete fortunati e lo ottenete, dopo un po' questo titolo di viaggio, la questura vorrà capire se qual è la situazione di questa persona. Ma questa persona è per esempio cittadina del Bangladesh oppure apolide? E qui purtroppo io vi dico, forse sarà necessario eventualmente entrare in contatto con un avvocato, perché passiamo a valutazioni non semplici.
perché capire se una persona è apolide richiede l'analisi della legislazione sulla cittadinanza di quel paese. Quindi, vedere, pensiamo al Bangladesh, come sapete ci sono alcune minoranze discriminate che però riescono a partire con passaporti falsi. Non è detto che la persona invece non sia un cittadino che pure per uscire chieda, cerchi ed ottengo un passaporto falso. Allora bisogna lì capire dal certificato di nascita di quella persona se in base alla legislazione, ad esempio del Bangladesh, questa persona sia cittadina. E secondo passaggio, se è cittadina, se questa persona ha obiettivamente la possibilità di ottenere la cittadinanza oppure verrebbe discriminata per qualsiasi ragione, quindi anche se in base alla legge, perché ad esempio è nata in quel paese, lo può provare, è cittadina, poi di fatto possiamo provare che la cittadinanza non l'otterrà mai. Se è così, cioè se quella persona che magari di cui magari voi avete la tutela, non ha nessuna concreta possibilità di diventare, di essere riconosciuta cittadina e non è cittadina, allora è apolide. Però, vi ripeto, questa valutazione è complessa, non è facile farla perché è obiettivamente legata da un lato alla legislazione straniera che bisogna conoscere e che potrebbe cambiare nel tempo. Il Bangladesh, per esempio, ha riconosciuto come cittadini recentemente molti soggetti e quindi potrebbe anche essere una situazione diversa. E secondo passaggio, bisogna capire se non è cittadina, bisogna avviare la domanda di apolidia. Quindi, una volta capito che la persona è apolide, bisogna avviare anche il procedimento in Italia per farlo riconoscere come apolide. Come si fa questo procedimento? Bisogna andare da un avvocato che inizierà la controversia davanti ad un giudice e al termine di questa controversia, se verrà riconosciuto lo status di apolidia, allora la persona avrà il proprio status di apolide, permesso di apolidia e accanto ad esso un titolo di viaggio per apolide che nessuno metterà più in dubbio. Questa potrebbe essere una strada. Vi dico però che i casi più classici di apolidia non sono quelli vostri. I casi che leggevo sono piuttosto di difficoltà ad avere un passaporto all'estero. Però la persona tornando, e qui andrebbe fatta una verifica, potrebbe invece avere il suo passaporto. Spesso il passaporto in realtà è che anche nei paesi di origine, anche in Bangladesh, bisogna dare qualche euro di corruzione, ma si ottiene anche quello vero a volte. Questo riportano diciamo, informazioni che si leggono sui giornali. Oppure semplicemente mancano obiettivamente dei documenti che si possono avere solo in patria. Allora, in quel caso, se ad esempio questo ragazzo lavora, quando il suo permesso e il suo titolo di viaggio potrebbe pensare di andare, se vuole, a trovare, quando avrà il denaro, come molti fanno, i propri parenti, in quel momento fare la domanda di passaporto. Oppure anche lì speriamo ci sia un'evoluzione dell'ambasciata del Bangladesh e diventi questo momentaneo problema, possa, momentaneo però si riproduce ormai da tempo, possa venire superato. Vi dico che per oggi il problema può essere il Bangladesh, domani può essere un altro consolato, un'altra ambasciata e quindi andremo a vedere caso per caso come risolverlo, ma le regole rimarranno lo stesso. Provare l'impossibilità è permettere di avere un titolo di viaggio. Se come fa la persona ad andare a casa sua, ad esempio per tornare all'esempio del Montenegro, una persona non riusciva ad avere il passaporto, è stato chiarito che non era apolide, anche se non aveva il passaporto, ma per ottenere il passaporto doveva andare in Montenegro, che però sta veramente vicino, e allora la questura ha rilasciato una sorta di lascia passare o comunque autorizzazione di viaggio e poi al reingresso in Italia, che è quello che interessa, e la persona in una settimana ha ottenuto il suo passaporto. Quindi le soluzioni esistono,
ma vanno guardate caso per caso. In linea, però, senza poter ovviamente entrare nello specifico di ogni caso, in linea di massima, il ragionamento da seguire è questo: fare il possibile per ottenere il passaporto, cercare il più possibile di capire qual è la vera ragione dietro il mancato rilascio? C'è forse un passaporto falso? Benissimo, ma dietro questo passaporto falso, c'è eventualmente la possibilità di avere un passaporto vero, almeno nel paese d'origine? Posso fare una procura e forse ce l'avrò? Devo tornare nel paese? Ah, ho interesse a tornare nel paese, purché ovviamente io non mi muovo finché non ho la possibilità di farvi ritorno, si può organizzare. Potrebbe valere la pena perché il passaporto è fondamentale e c'è una sorta, si può riuscire, diciamo, a tamponare la situazione per un breve periodo, ma prima o poi la questione passaporto, sei cittadino o non sei cittadino, e se sei cittadino, il passaporto prima o poi lo devi riuscire ad ottenere, va risolta a costo a volte di tornare nel proprio paese, sempre purché si abbia la sicurezza poi di poter far rientro in Europa. Queste dunque sono le consigli, le indicazioni. Ovviamente qualcosa in più vi avevo messo, ma non tanto come presentazione di massima e giusto per lasciare il tempo e non eccedere dai tempi che mi sono stati dati. Sì, grazie mille, grazie Giulia per questa spiegazione. Sì, diciamo che i temi sono molti, sono tutti molto complessi. Vediamo se poi verso la fine riusciamo a ritornare su qualche particolare della tua esposizione. Passiamo allora adesso alla questione invece relativa, diciamo così, ai vari paesi da cui provengono la maggioranza dei nostri minori stranieri non accompagnati, e quindi lascio la parola alla dottoressa Daniela Zitarosa. Buonasera a tutte e a tutti, grazie mille anche Giulia per l'intervento, è sempre un piacere riascoltarti. Allora, io anche ho presentato, ho delle slide che mi spiace dover in realtà presentare perché poi perdo tutti quanti voi e rimango purtroppo a parlare davanti a delle slide, però comprendo che sia effettivamente più utile. Allora, nello specifico, appunto, andremo a guardare le relative schede che sono state prodotte proprio con tutte le informazioni riferite ai paesi e le ambasciate e consolati di principale provenienza di minori stranieri non accompagnati. Probabilmente alcune cose, appunto, le ha spiegate, le ha dette molto bene Giulia, e le ripeterò giusto per dare un'idea. Come appunto è stato detto, l'ottenimento del passaporto del paese di origine è spesso e volentieri proprio uno dei requisiti fondamentali quando si tratta di minori stranieri non accompagnati che devono convertire il proprio permesso di soggiorno. Ovviamente bisogna stare molto, molto attenti e quindi valutare il singolo caso proprio perché, come è stato anche detto, non in tutti i casi in cui il minore straniero non accompagnato, che diventa adulto e che non ha il passaporto, deve appunto andare presso l'ambasciata, al consolato per ottenerlo, proprio perché potrebbe essere che il minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale e quindi in questo caso non si deve andare a prendere dei contatti con l'ambasciata o con il consolato, perché magari il minore per determinate sue esigenze ha espresso proprio appunto l'esigenza che potrebbe derivare un pericolo di persecuzione nel caso in cui appunto nel caso in cui appunto si dovesse avvalere dell'intervento dell'autorità diplomatica consolare.
Nonostante questo, appunto, proprio per questo, scusatemi, sono state poi realizzate delle schede paesi specifiche, non di tutte le nazionalità appunto problematiche o non, ma partendo dal principio di andare a fare tutte quelle schede che possono rappresentare le nazionalità maggiormente rappresentate delle presenze dei minori stranieri non accompagnate in Italia. E ovviamente, proprio per quello che vi dicevo prima, considerando che si potevano andare ovviamente a trattare, che avrebbe avuto molto più utilità, le nazionalità per le quali non si incorre in nessun pericolo nel caso in cui appunto ci si mette in contatto. Quindi sono state realizzate un totale di 19 schede che sono state dedicate nello specifico proprio alle procedure della richiesta dell'ottenimento del passaporto e delle principali attestazioni consolari, proprio per i motivi che sono stati spiegati, prima da Giulia, e anche perché ci sono alcuni, consolati, alcune ambasciate di determinati paesi che, magari non possono essere autorizzati o non hanno la strumentazione o una rappresentanza in Italia tale da permettere il rilascio del passaporto, ma possono rilasciare in ogni caso dei documenti, quali attestazioni consolari o anche dichiarazioni di non emissibilità del passaporto, che possono essere in ogni caso utili, per poter poi andare a regolarizzare la situazione del minore diventato poi maggiorenne presente in Italia nel frattempo che non si riesce a trovare un'altra soluzione per avere poi appunto il passaporto. Ovviamente, appunto, proprio per questi motivi è sempre importante ed è bene sempre anche specificarlo una volta in più che prima di iniziare una qualsiasi pratica di rilascio di passaporto, comunque anche di documenti affini, quindi prima proprio di prendere il contatto diretto con le ambasciate o i consolati, è proprio appunto importante andare a verificare tutta la situazione del minore, verificare di avere tutta una serie di requisiti che andremo a vedere dopo e di avere un'idea generica proprio del caso, proprio per evitare poi di mettere a rischio in primis il minore o la persona che comunque si sta in qualche modo supportando, e anche per evitare purtroppo i vari giri dall'ambasciata e il consolato. Lo schema delle schede che appunto sono state redatte è molto, molto schematico e molto semplice e prevede tutta una parte in cui vengono richiesti i requisiti per il rilascio e l'ottenimento del passaporto per i minori stranieri non accompagnati, quindi andando proprio a elencarli nel dettaglio, tutte le procedure che sono state prese contattando direttamente le ambasciate, sia telefonicamente, sia tramite mail, sia andando e quindi recandosi di persona direttamente presso le ambasciate e i consolati, le tempistiche che ci sono state comunicate, che ovviamente sono indicative rispetto appunto all'ottenimento del passaporto e di qualsiasi altro tipo di documenti, gli indirizzi, perché spesso e volentieri non è così immediato e facile tramite una ricerca sul web andare a comprendere esattamente dov'è l'indirizzo dell'ambasciata che è di nostro interesse, i contatti, che è stato un altro grosso problema per noi stessi anche nella redazione della scheda, perché non sempre appunto quelle informazioni che si potevano reperire su internet corrispondevano poi a dei numeri reali e numeri esistenti, gli orari di apertura, che anche in questo caso vi segnalo sono comunque indicativi e devono essere sempre verificati proprio perché spesso e volentieri vengono modificati per festività o per altre questioni non sempre spiegate e quindi possono variare. E poi la parte ovviamente dei costi per ogni singola documentazione richiesta e la parte delle note e delle prassi, che è la parte, se vogliamo, molto più corposa e forse molto più utile rispetto alla scheda dei paesi. Questo perché? Proprio perché i consolati e le ambasciate ovviamente hanno delle procedure che sono differenti rispetto a ogni singolo paese e soprattutto spesso e volentieri ci sono tutta una serie di differenze rispetto ai requisiti, rispetto alle tempistiche, rispetto ai costi che magari noi troviamo sul sito, dopo una chiamata, dopo un contatto telefonico, ma che poi non è spesso quello che succede nella realtà. Quindi questa sezione qui della prassi e delle note è stata fatta dopo aver raccolto tutte le informazioni presso le ambasciate e i consolati, anche cercando di capire quella che poi era l'esperienza delle singole persone, operatori, mediatori,
o diretti interessati che si erano recati proprio presso l'ambasciata, nel senso che o il consolato, proprio perché noi abbiamo potuto effettivamente anche vedere nella pratica durante la realizzazione di queste schede che spesso e volentieri andando sul sito specifico di un ambasciato, di un consolato, c'erano tutti dei requisiti per poter avviare la pratica di rilascio del passaporto e poi invece nella pratica tutti questi requisiti non erano effettivamente poi richieste. Questo sia per quel che riguarda appunto i requisiti per l'ottenimento del passaporto o di altri anche documenti, ma anche una difformità rispetto alle informazioni degli orari di apertura, dei consolati ancora attivi o non attivi, per esempio. E quindi è ovviamente molto molto importante. Consapevoli che sono prassi e note che possono anche mutare nel tempo, ma è molto importante che nel momento in cui voi dovrete poi magari andare a leggere queste schede, vi saranno utili, che vi soffermiate su questa parte qua perché appunto vi può poi aiutare nella vostra interlocuzione con l'ambasciata o il consolato di cui avete bisogno di avere un'interazione. Proprio sulla base di questa esperienza nell'elaborazione di queste schede abbiamo cercato di raggruppare un po' quelli che possono essere i consigli che possono essere dati alle persone che appunto devono andare, devono recarsi in consolato e in ambasciata. Ovviamente questi consigli arrivano proprio non solo dall'esperienza che abbiamo fatto noi nella redazione della scheda, ma anche, come vi dicevo, per tutte le problematiche che abbiamo visto e quindi ci siamo resi conto che poi probabilmente si può ovviare andando a vedere appunto queste due o tre informazioni in più. Come abbiamo detto prima all'inizio, ma lo ribadiamo, appunto verificare che recarsi presso il consolato o l'ambasciato non comporti nessun rischio per la persona e quindi fare una valutazione del singolo caso in maniera approfondita, eventualmente in presenza del mediatore linguistico-culturale, per cercare di andare a comprendere effettivamente lo stato in cui si trova questa persona. Per questo può essere anche molto utile e di verificare chi sta eseguendo effettivamente il caso per evitare sovrapposizioni e per evitare anche di inviare magari delle richieste all'ambasciato o al consolato che non sono complete di tutte le informazioni, di tutte le questioni che si vengono chieste, magari mandare anche più richieste e questo può portare poi a un rischio che si perda la pratica o che non si riesca a risalire magari appunto alla richiesta fatta. Le banalità di leggere le informazioni riportate sul sito, ma andando proprio a immaginarsi che spesso molti siti delle consolate e delle ambasciate non sono di facile proprio anche intuizione e quindi che magari alcuni siti hanno delle prime pagine che sono in italiano, con la possibilità di averlo in inglese e in italiano, ma andando poi nella seconda pagina si vede che non c'è più la possibilità di avere la pagina tradotta. Mi viene in mente per esempio il sito web dell'Albania, che è un sito in realtà che sembra molto ben fatto e anche abbastanza intuitivo, dopodiché nel momento in cui si prova a prendere un appuntamento per poter iniziare la pratica del rilascio del passaporto, il sito scompare la possibilità di poterlo tradurre in italiano. E quindi sono in albanese ed è veramente molto molto difficile, anche perché è uno di quei consolati che richiede per l'ottenimento, proprio l'inizio della pratica, poi del rilascio del passaporto, di fare una richiesta online inserendo anche dei dati presenti su determinati documenti. Quindi obiettivamente se una persona non sa parlare albanese, non sa leggere l'albanese, diventa un po' complicato fare tutta quanta la pratica direttamente sul sito. Un altro consiglio è sicuramente quello di verificare la competenza diversa tra quello che il consolato può fare e dove lo può fare e quello che invece può fare l'ambasciata, proprio perché spesso e volentieri il passaporto viene rilasciato direttamente dal consolato e non dall'ambasciata, ma l'ambasciata racchiude in qualche modo, diventa più ovviamente un punto di riferimento, quindi spesso e volentieri poi spesso le richieste vengono date tutte quante all'ambasciata, mentre la competenza al rilascio del passaporto è poi solo del consolato. E così all'interno dello stesso consolato bisogna verificare se si tratta di consolati che effettivamente possono procedere al rilascio del passaporto o che sono solo consolati onorari, che quindi non hanno la possibilità di poter rilasciare poi il passaporto. Mi viene in mente il consolato della Guinea-Bissau, che nello specifico questo paese qua non ha la rappresentanza consolare in Italia,
e quindi non c'è la possibilità in Italia di iniziare le pratiche per il rilascio del passaporto, ma ci si deve recare al consolato a Lisbona o a Madrid, ma in Italia è presente il consolato onorario. Questo vuol dire che in un determinato caso, se non si riesce a supportare la persona maggiorenne ad andare presso il consolato a Madrid o a Lisbona, in determinati casi, con determinati documenti, il consolato onorario della Guinea-Bissau può rilasciare un certificato di non ammissibilità, di non possibilità di emettere il passaporto, e questo è un documento che può essere poi utile in questura per poter iniziare poi tutte le altre pratiche nel mentre che ci si riesce a organizzare per l'ottenimento del passaporto. Altri consigli che sempre rispetto a quello che sono state le nostre esperienze, anche in base alle domande che ci sono state fatte di consigli di cosa fare prima di recarsi in consolato, è quello di verificare non solo gli orari di apertura al pubblico, che posso comprendere che possa essere una banalità, ma soprattutto gli orari che possono essere diversi a seconda del servizio per il quale si vuole appunto andare in consolato e in ambasciata, nel senso che spesso e volentieri appunto ci sono degli orari che vengono dedicati per determinate questioni, sia di informazioni telefoniche sia proprio di apertura all'accesso al pubblico, e quindi considerando il fatto che spesso e volentieri bisogna fare degli spostamenti non anche semplici per andare a recarsi in consolato e in ambasciata, perché magari non viene dato l'appuntamento, perché appunto non è possibile prenderlo, ma bisogna solamente presentarsi direttamente in ambasciata e in consolato, è sempre meglio verificare prima e poi appunto andare presso l'indirizzo. In generale è un consiglio che ci viene da dare, quello di fare comunque un tentativo telefonico, o meglio sarebbe anche solo mandare una mail nel caso in cui ci sia una effettiva risposta da parte della consolata o dell'ambasciata, proprio perché si può avere in questo senso una conferma rispetto ai documenti richiesti, agli orari di apertura, eccetera. Non sempre, sappiamo molto bene purtroppo, le ambasciate e i consolati rispondono alle mail ed è molto più facile in alcuni casi, non in altri, invece avere un contatto telefonico. Io posso immaginare che forse queste possono sembrare banalità, ma abbiamo avuto anche casi in cui persone molto banalmente si erano presentate, e questo nello specifico per il Bangladesh, si erano presentate senza la copia del permesso di soggiorno, ma avevano solo l'originale, non era stato possibile fare presso direttamente l'ambasciata le copie del permesso di soggiorno, e quindi questo ovviamente ha dovuto portare poi spostamenti, e chi magari non è del posto della città può creare problematicità, e quindi è sempre appunto meglio magari fare una chiamata e una domanda in più e portare anche un documento, una copia in più, piuttosto che no, perché spesso e volentieri c'è un po' un atteggiamento, questo l'abbiamo purtroppo visto in questi mesi, di non venire incontro a tutta una serie di esigenze. Poi appunto il discorso del Bangladesh, che è stato anche in parte affrontato, è effettivamente l'esempio lampante di quanto la difformità di procedure sono variate e differenti tra Milano e Roma, per esempio, e di come tutte le comunicazioni che sono presenti poi sul sito in realtà non corrispondono poi alla realtà. Noi abbiamo fatto per il Bangladesh effettivamente tutto un lavoro di ricerca, di contatto, abbiamo anche inviato poi direttamente una richiesta di incontro all'ambasciata per cercare di comprendere come venirne a capo, per riuscire ad ottenere poi delle informazioni siamo dovuti recarci direttamente perché appunto continuavamo ad avere un sacco di informazioni differenti e non è stato per niente poi facile mettersi in contatto. Altri consigli sono quelli di verificare che sia presente un mediatore, che onestamente è molto difficile che questo accada, che sia così, o quantomeno che i funzionari parlano italiano. Questo perché io mi immagino che appunto nell'accompagnare la persona che state seguendo, ovviamente sia importante per voi, proprio per supportare al massimo, avere anche la conoscenza e comprendere quali sono i documenti che sono richiesti. Non sempre tutti i funzionari poi hanno
appunto parlano anche la lingua italiana. Quindi è bene anche magari sempre tramite una telefonata appunto verificare se c'è presente un mediatore, se è possibile andare anche con un mediatore eventualmente o se il funzionario parla in italiano. Considerate anche che ovviamente, e questo me li faccio anche rispetto al discorso degli orari, con la pandemia e quindi con il coronavirus e tutte le misure di prevenzione, gli orari, i giorni di apertura e anche tutte le regole poi sono state modificate nel corso ovviamente del tempo. Quindi c'è stato tutto un periodo in cui non era possibile presentare, andare al consolato anche con il mediatore, così come è stato possibile che non era proprio gli orari di apertura al pubblico ovviamente erano stati ridotti se non del tutto annullati, quindi è sempre bene verificare appunto tutta una serie di questioni anche su questi orari qui in considerazione poi appunto anche del coronavirus. Sicuramente, questo è poi il consiglio un po' cardine che ci siamo anche già detti, è quello di verificare non solo che sia in possesso di tutti i documenti richiesti per tempo, di avere anche tutte le copie, di eventualmente anche andare con copia dell'atto del tribunale che dispone appunto che voi siete i tutori, per quanto non tutti i consolati e ambasciati lo richiedono come requisito, è pur vero che ne esistono altri in cui una volta, anche se non è presente, non è scritto nel sito né nelle procedure, se non si va poi lì invece con la copia ci si rimanda indietro. E cercare anche di comprendere quale può essere il rapporto, quindi questo è un lavoro preparatorio che va fatto prima di recarsi in consolato e in ambasciata, tutto il lavoro che può essere fatto con la famiglia di origine. E questo di nuovo è il ruolo del mediatore, un ruolo essenziale e fondamentale, proprio perché ovviamente il peso del passaporto, l'ottenimento, averlo o non averlo, è ovviamente differente rispetto a ogni singola persona che si trova in determinate situazioni, quindi è molto importante far comprendere alla famiglia di origine che cosa vuol dire avere un passaporto qui in Italia, perché permette poi alla persona che è entrata magari da minore non accompagnata di poter proseguire in un suo percorso in Italia, quindi altamente importante cercare di far capire questa questione anche ai genitori, cercare anche di far comprendere di essere attenti, scusate, che non vengano poi invece messe in atto un certo tipo di ripercussioni che purtroppo è capitato ed è successo, per cui familiari di origine di un minore che era stato seguito nell'ambito appunto del progetto non volevano assolutissimamente collaborare perché credevano appunto di poter avere dei guadagni a invece mantenere loro il passaporto e non dare al figlio, perché si erano un po' costruiti una storia assolutamente preoccupante poi per il minore che invece era in Italia. Un'altra questione, che è quella un po' anche che si è detta anche prima con Giulia, quella di verificare quelle prassi delle questure competenti, che sappiamo che se i consolati e le ambasciate hanno al proprio interno tutta una serie di regole differenti perché di stati differenti, anche le questure, ahimè, hanno tutta una serie di procedure, di prassi al proprio interno che sono difformi da un luogo a un luogo, quindi cercare di capire appunto qual è l'atteggiamento della questura per comprendere se effettivamente andare verso la strada del passaporto, nonostante richieda tempo, ma ci sono delle buone basi che fanno immaginare che si possa ottenere, o se appunto rispetto anche al tempo che si ha a disposizione e la disponibilità di tutta una serie di documenti della famiglia, trovare altre strade con altri documenti che possono essere obiettivamente poi accettati da parte della questura. A proposito delle prassi delle questure, a proposito poi di altre verifiche che vi consigliamo appunto di fare rispetto a quando leggerete le schede, sono quello di procedere con larghissimo anticipo alla presa di appuntamento presso la questura e quindi di conseguenza con l'ambasciata o il consolato di riferimento. Nel senso che immaginate, e credo che sappiate molto molto bene, i tempi variano sicuramente da consolato, ambasciata, eccetera, però non è mai una procedura, una pratica che si sbriga in un mese. Ovviamente ci sono dei paesi che hanno dei tempi, delle ambasciate di determinati paesi che hanno dei tempi molto molto più dilatati e molto molto più lunghi, e altri invece che
hanno una velocizzazione differente, ma in ogni caso non è mai una procedura che con la presa di appuntamento, con la richiesta di presenza in ambasciata o in consolato per il rilascio delle impronte e con poi effettivamente l'emissione del passaporto, pratiche che durano un mese. Per fargli un esempio anche un po' più pratico e concreto, che immagino che sicuramente sia così anche per alcuni di voi, probabilmente l'hanno vissuto, l'Egitto, l'ambasciata appunto egiziana, ha delle procedure che vanno oltre i 6 mesi, e questo solo di procedure per il rilascio del passaporto. Ci sono altri paesi dove i 6 mesi servono anche solo per prendere contatti, quasi, e mi faccio ovviamente riferimento al Senegal, all'ambasciata del Senegal, dove tra appunto differenziazioni di procedure che vengono richieste sul sito, quello che poi invece si trova andando direttamente a Milano, è veramente molto molto difficile riuscire a prendere poi dei contatti, quindi i tempi sono molto 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 dilatati. La presenza del tutore, appunto ve lo dicevo prima, che deve essere sempre verificata, così come la copia del permesso di soggiorno e di tutti gli altri documenti, e appunto la presenza poi del mediatore, perché è assolutamente importante sia per il discorso della famiglia, sia per, come vi dicevo prima, anche per comprendere bene tutte le pratiche. Un'altra cosa appunto che mi sembra che vi voglio consigliare rispetto poi appunto a tutti i documenti è di cercare di appunto immaginare, come ci dicevamo prima, che poi alcune ambasciate, alcuni consolati non hanno nessuna intenzione in realtà di andare verso la tutela di queste persone e dare poi effettivamente i passaporti, quindi si attaccano a alcune in realtà irregolarità o imprecisioni che potrebbero essere solvorate. Di nuovo, purtroppo devo prendere il caso del Bangladesh, perché effettivamente è successo che per una persona che aveva fatto una richiesta online di presa appuntamento, ma che aveva sbagliato, quindi invece di aver cliccato su richiesta di passaporto aveva cliccato su un altro tipo di documento, adesso se non sbaglio era comunque un documento di viaggio, si è presentato da Salerno a Milano con quell'appuntamento lì ed è stato comunque rimandato niente, ed è nulla, non è servito a nulla a comunicare, dire che comunque si arrivava da lontano, eccetera, eccetera, solo per aver sbagliato, per aver preso l'appuntamento tramite la richiesta online, non si è poi proceduto. Quindi anche tutte queste piccole precisazioni è sempre meglio farle, proprio perché partiamo dal presupposto che purtroppo, inspiegabilmente, ma non è questa la sede per poterne parlare, spesso e volentieri non c'è proprio un atteggiamento di supporto e poi di rilascio del passaporto. Questo, per questo motivo e per tutti anche altri motivi che abbiamo visto fino ad adesso, è molto molto importante fare rete, proprio perché è vero che le schede effettivamente danno poi un supporto, perché vanno a inquadrare quelle che sono le procedure, i documenti richiesti, i costi, danno delle indicazioni sul tempo e sicuramente possono già permettervi di avere un inquadramento rispetto a quel paese piuttosto che un altro. Dopodiché è anche vero che l'esperienza poi del singolo operatore, della singola persona, è molto più è arricchente di questo tipo di informazioni, proprio perché si cambia veramente tantissimo e lo scambio di prassi è molto molto utile. Un altro vantaggio del fare rete è perché esistono dei consolati che non hanno proprio al proprio interno la macchinetta per rilasciare le impronte digitali, appunto la Guinea Conakry. Nonostante questo, è possibile, se vengono raggruppate determinate richieste di persone che effettivamente hanno questa necessità, di richiedere l'invio direttamente appunto al governo della Guinea Conakry per far arrivare una missione in Italia che possa appunto portare banalmente il macchinario e che quindi possa prendere poi le impronte digitali e rilasciare appunto il passaporto. Quindi in questo caso, per esempio, noi era stato molto utile fare questa rete in Sicilia, proprio perché appunto in questo caso eravamo riusciti a raggruppare queste persone qua e inviare poi la richiesta direttamente di fare arrivare l'invio. Altri consigli, sempre proprio per il discorso che ci sono delle prassi differenti,
rispetto a non solo quello che viene delle prassi che vengono declinate nelle schede, nel sito, e poi quelle che sono le esperienze, ma attenzione anche poi proprio a tutta un'altra serie di informazioni che, per esempio, possono circolare rispetto invece ai consolati e alle ambasciate di altri paesi europei. Mi viene per esempio appunto il caso della Costa d'Avorio, perché la Costa d'Avorio presente, l'ambasciata presente in Italia della Costa d'Avorio effettivamente ha tutta una serie di problematicità perché è molto difficile prendere contatto e perché sia che si è maggiorenni o minorenni, se non si è in presenza della carta d'identità il passaporto non viene assolutamente rilasciato e quindi questo effettivamente comporta tutta una serie di difficoltà. Allo stesso tempo però invece il consolato, l'ambasciata della Costa d'Avorio invece a Parigi permette invece ai neomaggiorenni di poter acquisire il passaporto senza avere appunto la carta d'identità. Quindi questo cosa ci dice? Che da una parte è positivo perché vuol dire appunto che si è a conoscenza di una prassi effettivamente più facile per ottenere il passaporto che è quella della Costa d'Avorio in Francia. Dall'altro lato ci è capitato purtroppo di minori che avendo poi avuto questa informazione hanno provato a attraversare illegalmente il confine per andare poi in Francia. Ovviamente ci sono delle modalità legali per poter raggiungere la Costa, non la Costa d'Avorio, l'ambasciata della Costa d'Avorio in Francia, che sono appunto quelle di essere maggiorenne, di richiedere un lascia passare, di avere già direttamente l'appuntamento dell'ambasciata in Costa d'Avorio e aver fatto vedere che si è appunto pagato tutte le imposte, eccetera, eccetera. E eventualmente appunto richiederà anche un lasciapassare dalla questura, che possono essere tutelanti e che possono effettivamente essere più d'aiuto per le persone. Ma bisogna anche stare appunto attenti al tipo di informazioni che vengono date, perché poi c'è un rischio, ovviamente, che vi potete immaginare. Dopo la carrellata di consigli, adesso c'è la carrellata delle problematiche maggiormente riscontrate nell'elaborazione di queste schede, che poi in realtà abbiamo già affrontato nel corso di questo tempo insieme. Sicuramente il problema in assoluto che ci è stato sottolineato è proprio la non risposta né telefonica né delle email da parte del consolato e delle ambasciate. Effettivamente bisogna armarsi anche in questo caso di tanta pazienza e aspettare di provare a mettersi in contatto, se non è possibile ovviamente spostarsi direttamente per andare in presenza in consolato e in ambasciata e provare a fare delle telefonate e provare a mandare delle mail, sapendo che quasi sicuramente si passerà una mattinata in attesa della risposta. Un altro problema è il fatto, come vi dicevamo prima, per esempio della Guinea-Bissau, che ci sono delle ambasciate e dei consolati che non sono presenti in Italia, ma anche in questo caso qua si può verificare se non sono presenti in Italia e quindi non possono emettere il passaporto. E se in questo caso possono invece emettere il documento di cui parlavamo prima, che è appunto un documento che non si può emettere, che dichiara l'ambasciata e il consolato, che non si può emettere il passaporto, e questo è una di quelle prove di cui parlava prima appunto Giulia, che si possono presentare poi eventualmente per poter avere il rilascio di un altro titolo di viaggio, perché in questo caso qua si può provare che effettivamente si è fatto tutto quello che si poteva fare per ottenere il passaporto, ma che non si è non si è nella possibilità di ottenerli. Altre problematiche appunto sono state rispetto alla differenza dei documenti che sono stati richiesti nel momento in cui ci si è presentati davanti all'ambasciata, mentre invece quelli che erano poi richiesti dal sito, così come poi la differenza data dai diversi operatori, diverse persone che nel tempo si sono recate appunto in consolato, che ci hanno dato dei feedback che sono stati assolutamente importanti e funzionali alla redazione delle schede stesse, che ci hanno quindi poi permesso anche di poter fare degli aggiornamenti rispetto a queste schede. Di nuovo mi viene l'esempio del Bangladesh, che abbiamo iniziato a redigere appunto la scheda con determinate informazioni che avevamo reperito con contatti e con determinati studi, e poi effettivamente essersi recati direttamente lì quando poi non avevano neanche risposto alla nostra un'altra invece, comunicazione, ci ha dato tutta un'altra serie di informazioni che ci hanno anche dipanato tutta un'altra serie di dubbi. Gli altri problemi, come vi dicevo prima, era rispetto a
alla non possibilità in alcuni casi della famiglia di origine proprio stessa di poter aiutare perché proprio non si ha nessun tipo di documenti e quindi non è proprio possibile anche volendo, e negli altri casi anche proprio poi la non disponibilità nonostante magari siano nelle condizioni di farlo. Le tempistiche molto lunghe l'abbiamo visto, l'abbiamo appunto comunicato, e idem il discorso appunto delle questure che, come vi dicevo prima, purtroppo hanno poi anche loro all'interno delle prassi molto, molto differenti. Io ho messo qua il riquadro Bangladesh, che effettivamente è stato uno di quei consolati e ambasciate che insieme al Senegal ci ha fatto un po' impazzire. Nel senso che a un certo punto, appunto come vi diceva prima Giulia, scusatemi, il Bangladesh ha praticamente bloccato il rilascio dei passaporti e quindi non è stato proprio più possibile averli perché avevano deciso che assolutamente non si potevano rilasciare per motivi non comunicati. Ci sono state molte modifiche tra le comunicazioni che venivano appunto date sul sito e la possibilità di come si doveva prendere l'appuntamento e come procedere poi per tutte le varie richieste. Le pratiche erano effettivamente molto, 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 molto lunghe e spesso e volentieri poi appunto c'era la indisponibilità da parte dell'ambasciata del Bangladesh di rilasciare il passaporto perché tutti i documenti che venivano poi presentati venivano automaticamente considerati come documenti falsi perché effettivamente c'era stata la problematicità e c'è purtroppo in me la problematicità di certificati di nascita in molti casi purtroppo palesemente falsi e che quindi hanno fatto sì che poi a un certo punto l'ambasciata del Bangladesh decidesse di non avere assolutamente poi più intenzione di procedere. Per questi casi qui, appunto, poi per le pratiche anche molto lunghe che ci sono state, si è tentato appunto di ovviare con il certificato di nazionalità, che appunto è sempre quest'altro documento che viene rilasciato dall'ambasciata e che a volte è sufficiente proprio ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, considerando che poi appunto comunque il passaporto deve comunque essere poi ottenuto, proprio perché il certificato, così come gli altri documenti che abbiamo detto prima, servono poi a tamponare questo tipo di urgenze, quindi portare poi avanti le pratiche delle procedure del rilascio del passaporto, ma che comunque poi a un certo punto il passaporto bisogna effettivamente consegnarlo. E questa sia appunto poi una generale non disponibilità di tutte le consolate e delle ambasciate. Direi che io appunto ho parlato fin troppo, scusatemi, ho provato poi a un certo punto anche a velocizzarmi, ma non sono comunque stata messa nei tempi. No, va benissimo, grazie. Di poter ancora una decina di minuti per così continuare a dipanare questa materia. Scusami, Laura. Intervengo soltanto per ricordare a tutti i partecipanti che in chat ho scritto l'indirizzo del sito da cui scaricare le schede dei vari paesi a cui accennava la dottoressa Zita Rosa durante il suo intervento. Credo che possa essere utile salvarselo per il futuro. Scusate l'interruzione. Sì, infatti, grazie, perché stavano già arrivando anche altre richieste di chiarimento in chat. Non ci sono domande, credo non sia stato interessante, ma perché questo bagno di realtà ci ha lasciate veramente attonite. Faccio io una breve domanda a Daniela Zita Rosa, ma le PEC dei consolati esistono? Sono da qualche parte? Si trovano? Ma gli indirizzi PEC sono sempre tutti quanti in Bella Vista, forse una delle prime cose che si trova quando si va sul sito. Effettivamente poi noi l'avevamo trovati. Dopodiché, e in questo Giulia forse più di me può dare il proprio feedback di esperienza, noi abbiamo provato ad inviarle, non abbiamo mai avuto risposte, e anzi, forse sempre per quello del Bangladesh, se non ricordo male, avevamo inviato una PEC e c'era solo arrivata la risposta che la casella era piena e non poteva in realtà riceverla, ma dopodiché non abbiamo poi avuto nessun,
tipo di riscontro, se non mi sbaglio, vero Giuda? Sì, diciamo che l'invio della PEC può essere utile ai fini di poi produrlo all'amministrazione italiana. Esatto, Quindi sarebbe più mando la utile vedere PEC perché così almeno ho la ricevuta di consegna e quello forse mi può essere utile, non nei confronti del consolato dell'ambasciata, per cui abbiamo detto siamo abbastanza impotenti, ma per precostituirci una prova che mi può poi essere utile eventualmente con l'amministrazione. E sì, io dico anche una cosa perché poi le ho letto in chat una domanda, allora dico una cosa sulla PEC. In base alla mia esperienza poi, ma è Daniela la grandissima esperta, poi c'è un po' di tutto, le ambasciate, quelle che mettono la PEC, quelle che non la mettono. Ovviamente dove c'è il consiglio, come diceva anche Laura, è mandarlo, più che altro perché è nell'ordinamento italiano un modo analogo e molto più semplice a una raccomandata per dimostrare che qualcosa è arrivato a destinazione. Anche una buona vecchia raccomandata si può sempre tentare se addirittura il consolato neppure ha una mail a cui rispondere. Però noi, per esempio, come diceva Daniela, con il Bangladesh le abbiamo veramente provate tutte, la raccomandata, la mail, e senza esito e mai abbiamo avuto alcun riscontro, proprio perché l'idea era avere delle informazioni generali che potessero poi essere messe a disposizione. Probabilmente anche questo scopo non è parso meritevole di tutela. Invece dico una parola, perché in effetti ho sorvolato sull'argomento, la questione del lasciapassare. In realtà, diversamente dal passaporto, che appunto identifica in modo chiaro un certo tipo di documento, cioè un documento rilasciato dallo stato di cittadinanza di chi lo possiede, che ha determinati, diciamo, diritti al suo interno, come la possibilità di entrare negli altri stati che riconoscono un certo potere a quello stato che l'ha rilasciato. Il lasciapassare è una parola, diciamo, che non ritroviamo ufficialmente fra i documenti e quindi dobbiamo darci un significato che può dipendere. Faccio un esempio: a volte si parla di lasciapassare con questi documenti che la questura rilascia al fine di consentire allo straniero di recarsi nel suo paese e poi fare ritorno. Questo è un modo, diciamo, colloquiale che io ho sentito molto spesso utilizzare, ma poi il documento in sé potrebbe anche avere un altro significato. Un'altra tipologia di lasciapassare che pure esiste è quel soggetto, mi sembra ad esempio il Marocco lo rilasci, quel soggetto che in Italia non può avere il passaporto, ma a cui l'ambasciata è disponibile a rilasciare un lasciapassare al fine di farlo ritornare nel suo paese. Allora, in questo caso pure si parla di lasciapassare. Allora io vi volevo invitare dire, salvo qualche documento tipo il permesso di soggiorno, che è solo la tipologia di documento, e il passaporto, che è solo quella tipologia di documento, poi ci sono termini un po', diciamo, passepartout per utilizzare la stessa terminologia, che dobbiamo vedere nel caso concreto di cosa stiamo parlando. In realtà, ad esempio, se io dico sempre, se qualcuno, ad esempio, ha uno scopo, cioè scusate per uno straniero, mi potete dare alla questura un documento per farmi uscire e poi rientrare perché questo è il mio scopo, non importa che si chiami lasciapassare, eccetera, un documento di viaggio che consenta, quindi che non abbia la durata di 2 anni come un titolo di viaggio, ma che al contrario consenta, magari abbia 3 mesi e la questura potrebbe essere molto interessata a rilasciarlo perché è molto interessata che gli stranieri non passino. La questura è molto contenta che lo straniero venga identificato in un modo certo, non dallo Stato italiano, ma dal suo paese, perché ci sono degli obblighi sulle autorità italiane e perché
avere uno stato di riferimento anche rende più facile poi l'allontanamento dello straniero, perché immaginatevi una persona con titolo di viaggio, poi se lo voglio rimandare nel suo paese, quel paese non lo riconosce come cittadino, come lo rimando indietro? Quindi la questura vuole e aiuta in tutti i modi la persona, se può, ad avere il passaporto del suo paese. Se ciò comporta il rilascio di un breve, un corto, diciamo, in durata documento per uscire e poi rientrare, se lo ritiene, ovviamente la persona in Italia deve avere un motivo che lo legittima a rimanere in Italia, allora potrebbe essere disponibile. La seconda cosa invece è appunto il lasciapassare rilasciato dallo Stato che non è disponibile a rilasciare il passaporto o non può, qualsiasi sia la ragione, ma consente alla persona di entrare nel suo paese pur senza passaporto, e quindi a quel punto quello può essere definito lasciapassare. Quindi io consiglio, salvo i classici documenti, non importa essere concentrati sulle parole, ma più sullo scopo che vogliamo raggiungere. Poi ci sono altre domande che... Sì, ce n'è una direttamente su quello che stavi dicendo, il lasciapassare della questura consente di andare e tornare, invece sì. Il lasciapassare dell'ambasciata consente solo di andare nel proprio paese, ma non di tornare, ovviamente. Io devo cercare nel momento in cui sono nel paese di farmi fare il passaporto. Il passaporto, no, perché giusto per Miriam, una persona potrebbe avere un permesso, anche lungo soggiornanti mettiamo, ma non riesce ad avere il passaporto. Con quel permesso, tieni in considerazione, non riesco a entrare in un paese perché quel permesso ha validità in Italia, quindi per rientrare nel mio paese è come un po', metti il caso nostro, se io ho un permesso in Argentina, se voglio ritornare in Italia non posso usare il permesso argentino, dovrò dimostrare che sono italiana o comunque europea. Allora magari l'ambasciata italiana in Argentina mi rilascia un documento che dice alle autorità italiane: lasciatela passare senza passaporto, e poi io in Italia formalizzerò la mia domanda di passaporto. Questo per dire quali significati può avere questo, di fatto vuol dire lasciate passare questa persona, rientrare poi in Italia se è rilasciato dall'Italia, o entrare nel paese pur senza passaporto e vera prova di identità, e qui l'ambasciata si prende questa responsabilità. Sì, poi c'era ancora una domanda: nel caso in cui un ragazzo bengalese abbia fatto domanda di passaporto e sia ancora in attesa, cosa fare? Richiedere certificato di nazionalità dall'ambasciata? Oppure approvare la richiesta di titolo di viaggio alla questura? Vabbè, allora, scusate perché prima nella domanda non l'ho, esatto, non l'ho... non c'è stato tempo, ma mi sembrava che Daniela appunto avesse detto una cosa molto importante. Benché la regola sia permesso solo se passaporto, poi nella prassi noi vediamo questure, e non ero riuscita a affrontare l'argomento, che accettano documenti dell'ambasciata inferiori come, diciamo, valore al passaporto. Il passaporto è quel documento, diciamo, che vale all'estero, quindi tutto il resto non vale in Italia. Però una disponibilità, lo Stato italiano può sempre chiudere un occhio, perché sa che forse l'unica cosa che può avere è quel documento che vale meno, che è pur sempre di più del nulla. E quindi bisogna, per rispondere alla domanda di Silvia, il consiglio è parlare con la questura, dire io non riesco ad averlo, posso però avere un certificato di nazionalità. Nella mia esperienza molte questure, ma non tutte, e cambia anche nel tempo la prassi della stessa questura, potrebbero accettarlo. Quindi sì, certificato di nazionalità potrebbe essere sufficiente, poi dipende anche dalla tipologia di permesso. Adesso c'è il permesso per protezione speciale, e all'inizio sembrava servisse il passaporto, poi il passaporto pure viene ritenuto necessario. Alcune questure dicono almeno la domanda di passaporto, almeno il certificato di nazionalità. Un po' si orientano anche
alcune per aiutare lo straniero e gli chiedono un po' meno, o magari glielo permettono di fare la domanda e accettarla al primo permesso, e al secondo gli diranno devi averlo, perché anche loro sanno che a volte, a parte il caso del Bangladesh, magari ci si mette un anno ad avere un passaporto più lungo del permesso di soggiorno, allora decidono anche loro di essere ragionevoli, sanno che quella ambasciata non rilascia quel documento, si accontentano di meno, anche se avrebbero l'obbligo di chiedere il passaporto. Quindi il consiglio, mi sembra lo dicesse anche Daniela, è oltre a conoscere le prassi delle ambasciate, anche sapere qual è l'orientamento della singola questura, che non è detto sia lo stesso e che non cambino il tempo. E quindi sempre dire io chiedo il titolo di viaggio, ma ditemi voi se posso provare, visto che il passaporto non me lo danno, a chiedere qualcosa di meno. Questo lo farei sempre. Sì, il certificato di identità consolare alla foto, giusto? Certo, sì, e appunto il certificato di nazionalità, il certificato di identità consolare, qualsiasi documento venga rilasciato e magari si trovi nel sito come alternativo, se la questura lo accetta, va benissimo. Cioè, Si se in tratta. genere hanno la foto e quindi Se hanno la foto, sono nessuna questura accetterà un certificato di nascita. Esiste anche il certificato, diciamo in alcuni paesi l'atto di nascita con la foto autenticata. Anche lì bisognerà vedere di cosa si tratta, perché come vi dicevo, salvo il passaporto, tutti gli altri documenti dipendono un po' dalla prassi dei paesi. Alcuni ambasciate non rilasciano il certificato di identità consolare, non è detto che lo rilascino. Quindi anche lì bisogna vedere quella singola ambasciata cosa rilascia e quella questura cosa è disponibile ad accettare. Sì, scusa Daniela, volevi ancora intervenire? No, no, volevo solamente rispetto appunto a questa domanda di considerare anche appunto il fatto che se è riuscita a portare avanti la domanda del passaporto presso questo appunto ambasciata che è così delicato, già anche solo prendere il contatto e se avete mandato di nuovo anche una mail con la richiesta con la PEC, continuate a sollecitare proprio facendo riferimento alla richiesta mandata in data eccetera eccetera e magari appunto voi portate anche poi questa in questura, nel senso che di nuovo se avete inviato una PEC di richiesta di passaporto di un anno fa e non avete mai neanche raggiunto una risposta, potrebbe essere già insomma, un buon supporto. E mentre rispetto invece alla questione del blocco del rilascio dei passaporti, dovrebbe essere poi stata risolta la questione, nel senso che appunto poi verso fine anno si era un po' sbloccata e effettivamente noi abbiamo fatto tutto un aggiornamento poi della scheda del Bangladesh. È molto in realtà complessa, ahimè, perché è complessa proprio la procedura, quindi io vi consiglio di andarvela direttamente a verificare, soprattutto nella parte note prassi, dove siamo riusciti poi ad avere un contatto anche email che non è proprio quello formale e che abbiamo messo in quella scheda lì. Comunque in generale Bangladesh ecco, non è proprio così il massimo per rilasciare un passaporto, purtroppo. Sì, c'era ancora una domanda relativa appunto a un minore che, come affermano effettivamente diversi minori, di essere arrivati in Libia con il passaporto e poi di non averlo appunto, che gli era stato ritirato. In realtà c'è da dire che non sempre questi passaporti con cui loro hanno fatto il viaggio erano il loro passaporto, quindi che gli sia stato sequestrato, sì, ok, però non è detto che fosse poi un passaporto vero o il proprio passaporto, quindi è un'utilità fino a un certo punto, Sì, sbaglio. se posso, la vera questione è quel minore aveva già ottenuto un primo rilascio di passaporto in Bangladesh. Questo probabilmente, se l'ha ottenuto, il minore potrebbe ricordarlo perché gli hanno preso i dati, diciamo, le impronte digitali, potrebbe ricordare questo fatto. Se invece probabilmente l'ha avuto per un mezzo, un sistema diverso. Comunque,
anche se sequestrato, come diceva Laura, non cambia. La questione è se si riesce, riuscirà in un futuro, diciamo, lo Stato del Bangladesh a reperire i suoi dati, perché se non ci riesce, il problema è lo stesso, come se non avessero mai emesso alcun passaporto. Quindi ecco, la motivazione purtroppo è in un certo senso indifferente. Sì, bisognerebbe anche che tutte le questure richiedessero e accettassero gli stessi documenti. Purtroppo vediamo anche solo all'interno del sito del forum di Mediatò, che comunque riguarda soltanto il Piemonte, vediamo già all'interno delle diverse questure, diverse prassi. Quindi poi Sì, a io livello italiano c'è tutta una. Laura, però se posso, vi dico solo questo, che siccome la legge direbbe solo il passaporto, le questure che riconoscono di meno forse stanno deviando dalla norma che è sempre una nostra riflessione come avvocati, quando troviamo qualcuno che fa qualcosa di meglio, vorremmo estenderlo a tutti. Il rischio a volte che si chiede al Ministero dell'Interno di fare una circolare. Poi anche quelli che deviano in positiva passino a fare, cioè a non prevedere eccezioni. Quindi sono d'accordissimo, le eccezioni in positivo le accettiamo E le e portiamo a amen. casa. Sì, allora sono le 19:37, quindi direi che siamo al buono. Direi che possiamo ringraziare e salutare le nostre relatrici. Grazie mille, grazie per il tempo che ci avete dedicato e alla prossima. Grazie mille. Buona serata.